Oggi parliamo di finché. Ciao e benvenuti a Oggi parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon, dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. Aiutami a mantenere questo podcast gratuito e senza pubblicità. Ciao Andrea. Ho una domanda. Cosa vuol dire fianchi? Grazie. A Bazar. Ciao a Bazar e grazie per la tua domanda. Cosa vuol dire finché? Finché ha due significati. Uno nelle frasi positive e uno nelle frasi negative. Nelle frasi positive, finché significa fino a quando questa situazione sussiste. Ti faccio qualche esempio. Finché cucino, prepara la tavola. Finché c'è vita, c'è speranza. In questo senso, finché è un sinonimo di mentre, per tutto il tempo che. Finché cucino, prepara la tavola. Mentre cucino, prepara la tavola. Poi esiste un secondo significato e normalmente utilizziamo il non. Finché non si realizza un determinato evento, faccio qualcosa. Ti faccio qualche esempio. Non devi pagare Mario finché non ha terminato il lavoro. Non fermarti finché non avrai trovato quello che cerchi. In questo secondo senso, finché significa fino a quando. Non pagare Mario fino a quando non ha terminato il lavoro. Quando Mario termina il lavoro, lo paghi, non prima. Quindi non pagare Mario finché non ha terminato il lavoro. Ok, anche oggi abbiamo finito. Se vuoi, puoi seguirmi su Twitter e Facebook e puoi offrirmi un cappuccino sul mio Patreon. Noi ci sentiamo domani. Ciao!